Grazie Presidente. Assessore, io oggi sono arrabbiato. Arrabbiato perché? Perché questo è un esempio eclatante e vi dimostrerò come siete riusciti a fare peggio di quelli precedenti, della precedente legislatura. Peggio di Paolucci che mi siede qui davanti e sa quante volte l'ho criticato. Qui non si tratta. Stiamo parlando della WOSD di gastroenterologia dell'ospedale di Penne, riconosciuta da tutti come una grandissima eccellenza perché attrae a mobilità attiva. E quindi non si tratta di rifare il nuovo piano sanitario, il piano operativo, tutte quelle cose complesse e complicate che dite. La WOSD di gastroenterologia di Penne, che serve un bacino di utenza di 42.000 persone, suddivisi in 14 comuni, da un po' di tempo ha perso il secondo medico perché è andato in pensione. C'è stata una delibera della ASL di Pescara che rimpiazzava, doveva rimpiazzare questo medico e stranamente il nuovo assunto è rimasto presso la ASL di Pescara. Tra l'altro, l'unico medico rimasto che non può fare questi numeri e continuare a fare i numeri che sono stati fatti fino ad oggi è in rotazione con la struttura complessa di Pescara. Allora, qui si trattava di fare un piccolissimo, piccolissimo atto, sollecitare l'azienda di Pescara ad inviare quel medico che era stato assunto per rimpiazzare il pensionato di Penne a Penne, mentre il medico è rimasto a Pescara. Allora, questo è un chiaro esempio di come si distrugge, si dà il colpo mortale a un ospedale che voi avete detto di voler salvare. Cioè, questo è il colpo mortale, stiamo parlando di una struttura, una grande eccellenza che fa metodiche endoscopiche di altissimo livello. Tra l'altro, lì si fa forse l'unica in Abruzzo l'ecoendoscopia. Lì lavoravano con la videocapsula e la videocapsula riusciva ad indagare, a investigare le parti più nascoste del nostro corpo. Oggi, magari tra qualche tempo, tutto ciò non si potrà più fare, si abbasseranno i numeri, si abbasseranno gli accessi perché il medico destinato a sopperire la mancanza di penne lo avete lasciato a Pescara e poi dichiarerete la chiusura perché non si fanno più gli accessi e non possiamo che chiudere. Allora si sta parlando di uno degli atti più semplici che questo governo regionale poteva fare al salvaguardia del presidio minore di Penne che non ha voluto fare. Quindi questo è il colpo mortale, sono quei piccoli colpettini che voi date per poi. Poi non potete dire no, vogliamo salvare la struttura di Penne. Tra l'altro, due sale endoscopiche, prima funzionavano tutte e due perché c'erano i due medici, adesso una è chiusa. Quindi una sala lì lasciata in abbandono può funzionare una sola perché il secondo medico non c'è e quel poveraccio che è lì, che è rimasto lì, deve fare i salti mortali. Quindi la seconda sala chiusa, le metodiche con la videocapsula non si riescono a fare più, i numeri di prima magari non si riescono più a sostenere perché due medici sono diversi da uno e quindi pian pianino quella struttura morirà. E sa che significa, assessore, far morire quella struttura? Che rappresenta una delle eccellenze più importanti della ASL di Pescara, è decretare la chiusura forse dell'intero nosocomio di Penne. Allora, qui non stiamo a dire no, ma ci serve, non ci serve. Presidente, la invito ad arrivare al punto. Al punto, guardi, la ringrazio. Un minuto. Quindi io chiedo, se intenzione di questo governo regionale è ripristinare la struttura, la WOSD di Penne, se intenzione assicurare la presenza fissa di almeno due unità e quindi riportare quel medico che sta su Pescara ed era stato assunto per Penne a Penne e se le due sale endoscopiche saranno rimesse in servizio e se una di queste sarà dedicata alle metodiche endoscopiche complesse, in particolare per gli esami di screening per il tumore del colon retto. Ecco, queste sono risposte. Facciamo in modo che la giornata di oggi possa essere costruttiva. Io vorrei una risposta molto semplice a dire sì, il secondo medico che è parcheggiato su Pescara, parcheggiato, si sta su Pescara, da domani lo rimettiamo alla gastroenterologia di Penne per garantire assistenza adeguata al territorio delle aree Vistina che tanto ne ha bisogno. Grazie. Grazie. Consigliere Pettinari.
condivido nel dire che questa realtà di Penne era importante, lo è, resta e lo è ancora per tutta la cittadinanza, per tutti gli abitanti della zona. Volevo precisare che si parla di un'unità semplice, non dipartimentale, quindi quando parliamo di unità semplice operativa vuol dire che è alle dipendenze di unità operativa complessa, e che è quella che è a Pescara, la famosa UOC, perché lo riporto un atto aziendale del 2018 e quindi non si parla di un'unità semplice dipartimentale. A me non piace fare queste differenziazioni, però bisogna farle nel momento in cui andiamo a identificare quali sono i compiti e quali sono le funzioni. Attualmente presso l'unità del presidio di Penne è garantita la presenza di una figura di un dirigente medico che viene ritenuta sufficiente per lo svolgimento delle prestazioni ed è utilizzata, come ha ben detto, una sola sala proprio perché c'è una carenza a livello strutturale, perché i locali non consentono il rispetto della normativa in materia di privacy. La sala risveglio non è dotata dei monitor e la carenza di letti per endoscopia. Le prestazioni endoscopiche di alta complessità ad oggi vengono svolte presso l'ospedale di Pescara perché necessitano del supporto della pronta disponibilità endoscopica della radiologia interventistica H24 della UOC di alta specialità H24 e della UOC di rianimazione. Queste strutture ad oggi non sono presenti a Penne. Si precisa che personale medico che effettua servizio presso il presidio ospedaliere di Penne è coordinato dal direttore dell'unità complessa, proprio come ho già detto, in base alle metodologie e i percorsi formativi. L'obiettivo futuro, e qui tengo a precisare quale sarà il mio impegno, è quello di salvaguardare ed implementare le attività svolte presso il presidio ospedaliero di Penne anche nella disciplina di gastroenterologia in relazione alle risorse umane e finanziarie disponibili. Conosco bene qual è la realtà, quello che è stato fatto fino ad oggi, e va il merito molto agli specialisti che operavano in quella sede di Penne. Dobbiamo far sì di una seconda figura, però sempre nell'ambito di quel tipo di interventi che possono svolgere in una sede così come definita quella di Penne. Sì, io non mi posso ritenere soddisfatto. Guardi, Assessore, è molto semplice. Il 16 maggio scorso è stato assunto un nuovo medico con la precisa destinazione sull'ospedale di Penne, cioè scritto nell'atto, assunzione destinato a Penne. Ora, se si assume una persona in sostituzione di un pensionamento e si scrive sull'atto destinato a Penne, non lo si può lasciare a Pescara, Assessore, non si può consentire questo. Cioè, lei sa perfettamente, sta sull'atto, è scritto sull'atto, lei sa perfettamente quanta mobilità attiva attrae Penne, quindi è una struttura, vanno da tutte le parti sulla gastroenterologia, ci vanno da tutte le parti, lo mandano anche altri presidi ospedalieri, perché una diagnostica particolare la fanno solamente lì, l'ecoendoscopia, non so, forse in due parti si fa in Abruzzo, e Penne abbraccia un bracino, quindi togliere quest'unità e non rimpiazzarla non mi sembra una cosa. Lei ha detto vedremo, valuteremo, no, da domani il secondo medico deve tornare a Penne, se no per me, poi ci mancherebbe altro, ognuno la pensa come vuole, è una chiara dimostrazione che non si vuole salvaguardare una delle poche eccellenze rimaste, perché non è che ce ne sono tante, perché negli anni quell'ospedale è stato distrutto e non è che lo ha distrutto lei, però adesso lei si vuole assumere questa responsabilità politica di dire lasciamo, continuiamo a lasciare Penne così, il secondo medico la costruire non lo diamo, e quindi è un'ulteriore responsabilità, è un ulteriore colpo mortale all'ospedale di Penne, perché lo faccia veramente per i tanti cittadini che chiedono questa cosa, i tanti cittadini che ogni giorno affollano quel reparto, lì ci sono 20, 30, 40, 50 persone in attesa ogni giorno, qualcosa lavora tanto, il secondo medico
è indispensabile per la gastroenterologia di Penne. Lo si può fare perché non se l'ha inventato Domenico Pettinari, perché c'è un atto dove il medico assunto il 16 maggio è stato assunto per destinarlo lì. Non ho capito perché il dirigente della UOC se lo viene a pescare. Capisco bene e conosco bene le procedure che il dirigente della UOC all'interno dell'unità operativa complessa può decidere dove andare, ma lei dà l'indirizzo politico, quello è stato assunto per la sostituzione e pensionamento, deve andare nella struttura periferica, punto, non può rimanere nella struttura di Pescara. Questo è quando. Poi le diagnostiche sono state fatte fino all'altro ieri, quando il medico, il responsabile che è andato in pensione, il dottor Della Sciucca, c'era, fino all'altro ieri hanno fatto in quella seconda sala endoscopica diagnostica di altissimo livello, perché non lo possono fare oggi? Dall'altro ieri a oggi che cosa è cambiato? Il pensionamento c'è stato qualche mese fa, quindi assessore, se lo si faceva qualche mese fa, lo si può fare anche adesso. Io capisco che qualcuno, chi il dirigente ha fatto l'istruttoria, ha risposto alla mia interrogazione, però non vorrei una risposta sempre tecnica, e vorrei anche politica la risposta. Lasciamo stare ai tecnici che sono freddi di scrivere le risposte alle interrogazioni politiche. Le interrogazioni politiche, la freddezza tecnica deve essere poi condita con una manifestazione di intenti politica. Questo vorrei io, perché se uno si limita a leggere ciò che scrivono i tecnici non sono politici, non si sono candidati, non hanno preso i voti per amministrare la Regione Abruzzo. Quindi facciamo in modo che dalle prossime volte prendiamo con la tara quello che ci scrivono i tecnici e cerchiamo di metterci qualcosa di politico. Io la vedo così, poi ognuno naturalmente fa come crede, però guardi, su questa cosa io non transigerò, perché questo è un chiaro esempio di ciò che si vuole fare e ciò che non si vuole fare per Penne. Se non si porta il secondo medico lì, che c'è ed è stato assunto, non è che non c'è, perché uno dice non c'è, non abbiamo i soldi, no, ce l'abbiamo, è stato assunto, ma lo si lascia su Pescara e lasciamo quella poveraccia che sta lì, bravissima, a operare da solo, non va bene. Non va bene anche per la sicurezza di quella struttura. Poi è normale che un domani ci dice la struttura non è sicura, la dobbiamo chiudere. È normale, un medico solo con un infermiere massimo due, che cosa può fare più di tanto? Se non gli mettete in condizioni di operare in sicurezza, e poi gli accessi diminuiscono i numeri e si va a decretare la chiusura di strutture importanti. Le faccio presente che la UOSD, io continuo a parlare di UOSD perché negli atti è rimasta ancora, c'è stato un atto aziendale, poi mai tra l'altro non mi risulta validato, approvato, non so se quella ancora si può definire giuridicamente una UOS, è stata declassata ma poi pare che gli atti non siano stati validati, quindi io ricordo ancora la UOSD e continuo ancora a parlare di UOSD, lì c'era un responsabile della UOSD, fino a quando è andata in pensione era la UOSD, io ho fatto questa interrogazione nel mentre il responsabile era ancora in titolare della sua cattedra, diciamo così, ed era responsabile di UOSD, quindi è andato in pensione come responsabile di UOSD, quindi se vai in pensione che ero responsabile di UOSD, quella era la sua UOSD, quindi quella è un'unità operativa semplice dipartimentale, a mio avviso, altrimenti che ci stava a fare il responsabile di UOSD? Perché veniva pagato come responsabile di UOSD? Perché una UOSD? Boh, se questo, su queste cose poi ci potremmo discutere da qui il proseguo. E io non sono soddisfatto, perché vorrei una risposta dove mi si dicesse da domani rientra il secondo medico, così noi stiamo veramente ammazzando le nostre eccellenze e ce ne sono tante, veramente non possiamo lasciare soli medici con un'infermiera solo a portare avanti reparti che rappresentano l'orgoglio, come tanti altri, della sanità abruzzese. Questo non va bene, non va bene, non va bene. Poi mi si spieghi perché partono... Presidente, l'invito a concludere. Sì, ma io... Perché... No, non mi ha tolto la parola, che ne so io. Le abbiamo concesso qualche minuto in più. Ok, grazie, volevo solo... Poi se mi vuole dare la risposta scritta io la ringrazierò.